Ben ritrovati a Tu per Tu con il programma più intelligente della televisione italiana perché parla delle vostre cose, quindi state attenti perché davvero vi diamo delle informazioni utili, precise e aggiornate per tutto quello che riguarda questa sera le vostre finanze, in quanto accanto a me ospite in studio c'è il dottor Marco Tombola, il nostro commercialista, ben ritrovato! Buonasera a tutti, grazie, sempre un piacere essere qui, grazie È un... mille. È un piacere per noi, caro Dottor Tomola, perché. Perché ci porti delle notizie fresche fresche e alcuni aggiornamenti sulle scadenze, insomma, che stanno arrivando. Voi potete fare le domande che volete, lo sapete, siamo qua apposta, tanto non rispondo io, risponde il dottor Tombola. 0381 09 14 51, per telefonare in diretta, oppure 366 11 88 002 per i vostri WhatsApp. Che io puntualmente girerò al nostro commercialista. Allora partiamo un po' da dove ci eravamo lasciati. Sì, sì. Beh, tanto come dicevi, eh, c'è tanta carne al fuoco per due ragioni. La prima, ottobre, 31 ottobre ci sono le classiche scadenze e eh, peraltro è appena stata inviata al Parlamento il disegno di legge finanziaria per il 2025 che porta con sé una serie di novità importanti, qualcuna più piacevole, qualcuna meno, un po' come sempre ma partiamo dalle scadenze del 31 ottobre che stanno affrontando chiaramente gli studi professionali in, in questi giorni eh, la classica scadenza del modello 770, delle certificazioni uniche dei... Professionisti, ma qui non abbiamo grandi novità da esaminare perché appunto si tratta delle certificazioni dei redditi corrisposti ai libri professionisti e della relativa dichiarazione. E invece ci sono grandi come dire, temi di interesse relativamente alla scadenza del 31 ottobre perché è il termine ultimo per decidere di aderire a. Al famoso, mi viene da dire ormai famigerato, concordato preventivo biennale, oh, benissimo. che è un po' ecco, la, la novità che sta eh, tenendo banco per gli addetti ai lavori in questo periodo, ma anche, anzi, forse soprattutto non per gli addetti ai lavori, ma anche per i contribuenti, partite IVA e eh, sia eh, ordinari, soggetti cosiddetti ISA, che poi magari vedremo meglio di spiegare di cosa si tratta, che. Forfettari. Quindi riguarda davvero tantissimi contribuenti che hanno la possibilità di aderire, eh, chiaramente facendo una valutazione molto, molto attenta e che deve essere fatta in modo sartoriale insieme al proprio consulente, perché ovviamente l'adesione a questo concordato comporta comunque un impegno che si prende con il fisco e quindi ha delle, delle conseguenze. Quindi, certo va valutato eh, molto bene. Allora noi Io, ci rivolgiamo appunto alle partite IVA in questa prima parte e quindi il 31 ottobre è qui. Mancano tre giorni, manca veramente pochissimo. Diciamo che questo è stato un provvedimento eh, come dire, che non ha lasciato molto tempo, tant'è certo. che le associazioni di categoria, le associazioni dei professionisti, l'ordine dei dottori commercialisti, fino all'ultimo ha cercato di chiedere una proroga a questo governo, proroga che però non può essere eh, data proprio perché eh, il concordato preventivo nasce fondamentalmente per ragioni di finanza pubblica e quindi il governo ha bisogno di sapere eh, immediatamente quale sarà il risultato di questo concordato che ahimè non sarà... A mio avviso, eh, come nelle aspettative di chi lo ha pensato, ma ha bisogno di saperlo proprio per andare a capire se ci sono risorse da poter impiegare in questa eh, legge finanziaria che appunto è in discussione in Parlamento. E eh, quindi giovedì sarà il, il termine e quindi intanto mh, Cerchiamo di capire che cos'è, in termini semplici, che cos'è questo concordato preventivo. Perché intanto vabbè, la parola inganna un po' più che un concordato si tratta di accettare una proposta che è formulata dal fisco okay. sulla base dell'annualità 2020 e 23 e in particolar modo sulla base degli ISA. E quindi qua bisogna fare un piccolo inciso per spiegare brevemente cosa sono gli ISA indici sintetici di affidabilità. Sono un modello che deve compilare il contribuente nella quale vengono sostanzialmente indicati una serie di parametri sulla quale l'agenzia delle entrate si basa per dare un giudizio di affidabilità del contribuente, per esempio. E ovviamente sono modelli che sono specifici per ogni tipo di attività, per ogni codice ATECO, chiaramente. Quindi, sulla base di questi modelli, viene poi eh, e sulla base dei redditi pregressi, in particolare del 2023, viene formulata una proposta di reddito dal fisco. Detta in parole eh, semplici, il fisco dice: Se entro il 31 ottobre, termine entro il quale devi presentare la dichiarazione 2024, redditi 2023. Aderisci alla mia proposta, cioè accetti il reddito che io ti propongo per il 2024 eh, e per il 2025 qualsiasi reddito otterrai effettivamente in quei due anni non rileverà ai fini fiscali ma pagherai le imposte sul reddito che tu vai a concordare in questa sede. Quindi io spero di essere riuscito a sì trasmettere. È stato chiarissimo, io ti concetto. voglio chiedere questa cosa: la proposta dello Stato è arrivata a tutti o solo a chi ne faceva richiesta? Ecco, allora, no, non è, non è sostanzialmente eh, una richiesta, è arrivata a tutti coloro che eh, ne avevano diritto, o meglio che rientravano nei casi che la legge prevede. Okay. Anche perché è importante eh, capire chi può eh, godere di questo godere o sfruttare questo concordato preventivo. Quindi cercando anche qua di essere sintetici, prima di tutto, i come dice la norma, i contribuenti soggetti ISA, cioè coloro i quali compilano gli ISA, quindi con un fatturato inferiore ai 5 milioni erotti, quindi piccole imprese, e ha aperto la possibilità anche forfettare. ai forfettari, con un distinguo fondamentale. Per quanto riguarda i contribuenti ordinari, il concordato, come dice il nome, è biennale. Per quanto riguarda invece i contribuenti forfettari è annuale. Okay. È chiaro che è molto più semplice al 31 di ottobre scommettere sul solo sul 2024, certo. quindi per i forfettari è più facile a ottobre del 2024 so già più o meno quanto sarà il mio fatturato e quindi il mio reddito e mi diventa facile capire se eh, è conveniente aderire o meno, diverso è per i contribuenti isordinari è che devono trovarsi a concordare 2024 e 2025, quindi se il 2024, voglio dire, anche qui vale lo stesso discorso dei forfettari, più difficile è capire nel 2025 quale sarà l'applicazione? Certo, il, il mio perché reddito. poi cioè, non dipende solamente eh, dall'attività dell'azienda, ma poi ci sono mille scenari che da, in due anni si presentano. Esatto. Aprire. E un altro fattore importante, quale requisito di accesso, su questo punto bisogna stare molto, molto attenti perché aderire non avendone poi diritto comporta delle conseguenze molto spiacevoli, è quello di non avere dei debiti fiscali. O contributivi, quindi tributari o contributivi eh, superiori a 5.000 euro nel complesso. E quindi questa è una valutazione che va fatta tenendo ben presente se, se il contribuente ha. Dei debiti eh, pregressi, che quindi insomma questi qua precludono comunque l'accesso al concordato, salvo che questi debiti siano o sospesi o rateizzati. Ecco, hai già risposto attenti. a una domanda che ci faceva un nostro telespettatore e ci chiedeva appunto per debiti si intendono anche le rateizzazioni? No, se il debito è già rateizzato e il contribuente è tenuto a rispettare la rateizzazione. Non, eh, non è ostativo all'adesione concordato preventivo. Questo è viennale. importante perché chi non ha una rateizzazione, eh, dottor. Eh, insomma, negli ultimi anni, considerando come diciamo sempre insomma, la, il peso che ha il fisco in Italia, è molto facile comunque avere delle rateizzazioni in corso, quindi bisogna anche stare molto attenti a non farle decadere, quindi a essere come dire, fedeli nel proseguire la rateazione, altrimenti potrebbe essere un tema di fuoriuscita certo. no, dal, dal concordato eh, dottor Tombola visto che un po di buste lei ha aperte no? le chiamo buste per eh, modo di dire non credo che arrivi la proposta del governo in busta e tu apri dici oh davanti al cliente oh vediamo un po' cosa ti propongono no? però arrivano dove sul cassetto fiscale allora eh, sul cassetto fiscale arriva una comunicazione permettetemi di dire abbastanza minacciosa eh, che dice così caro contribuente la faccio ovviamente sintetica caro contribuente hai la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale fai attenzione che qualora decidesse di non aderire ti comunichiamo che l'agenzia delle entrate e la guardia di finanza concentreranno le proprie risorse operative nell'andare a controllare quei contribuenti che non hanno aderito. Quindi questa è la lettera che il contribuente si trova sul cassetto fiscale. Quindi ti avranno chiamato in mille spaventati. Ma in realtà il contribuente non legge il proprio cassetto ah, fiscale, è un po' l'opposto. Sono stato io a chiamare i clienti eh, dopo una scrematura che ho fatto prima, vedendo appunto i clienti che eh, potevano aderire, che non avevano cause. Come dire di esclusione da questa formula e poi eh, appunto parlando col cliente per capire se eh, potesse essere come dire, conveniente aderire. Ma là eh, il calcolo viene sostanzialmente fatto compilando una parte degli ISA o una parte di, comunque del un modello dichiarativo. Eh, fatto girare con un software perché i parametri, diciamo così, di calcolo a noi ignoti dell'Agenzia delle Entrate, comunque girano con questo software che valuta, insomma, tutti questi parametri medi che dipendono dai settori, dipendono dal contribuente, dipende dalla storia del contribuente, insomma, da una serie di fattori e quindi fatto girare eh, compilato questo modulo, fatto girare questo software, viene fuori la proposta del fisco su due anni, come abbiamo detto, per l'ISA, su un anno per il contribuente forfettario. Nella maggior parte dei casi la proposta è chiaramente più alta rispetto al reddito del 2023. Come più alta? Anche e eh, sì, il gioco del fisco è proprio questo, nel senso che eh, l'obiettivo di, di, di questa formula è proprio quella di andare a far emergere il non dichiarato, ad aumentare la fedeltà del contribuente e quindi a portarlo, diciamo così, anche quel contribuente che magari con i semplici ex studi di settore, adesso ISA, non ha raggiunto livelli di affidabilità alti, con questo sistema far emergere insomma il, il non dichiarato. Come farlo? Con una proposta, tra virgolette, a forfè di questo tenore, quindi andando a proporre... Dei valori per il 2024 che di norma, ma non sempre, sono più alti, e nel 2025 un pelino ancora più alto. Scusami, quindi un contribuente, perdonami, io non sono un'addetta ai lavori, magari non capisco. Però un contribuente dovrebbe dire allo Stato io accetto già di pagarti questa somma che è più, già più alta di quello che ho pagato l'anno scorso? E chi me lo fa fare? Esatto, eh, e questo è il nocciolo della questione. La convenienza o meno di aderire a questa. Io cioè, avrei aderito se scommetteva su di me lo Stato e diceva: Ti faccio pagare un po' meno. In alcuni casi, rarissimi, è capitato di ricevere delle proposte che non ci si spiega perché si sono eh, più basse rispetto al reddito del 2023. Se Nella normalità dei casi, sono o di poco o di molto più alte. Dov'è la convenienza? La convenienza è per quei contribuenti che sanno già che sono in una fase di crescita. Okay. Quindi, io ho avuto un reddito di 100 nel 2023, me ne propone 110 per il 2024, 115 per il 2025, ma io so già perché al 31 ottobre 2024 ho fatturato già oltre l'anno precedente, ho già un reddito più alto, allora andrò ad accettare, in particolar modo se so già che anche nel 2025 mi si prospetterà una situazione reddituale molto favorevole. Ci sono persone che potrebbero approfittarne per esempio per fatturare, per insomma, fare, come dire, ipotizziamo dei professionisti che hanno una società professionale, che può essere una società di ingegneria e che loro fatturano con le loro partite IVA essendo professionisti. Fatturano con le loro partite IVA un, un loro reddito annuale. Loro possono decidere quanto fatturare alla loro SRL, quindi potrebbero decidere personalmente di aderire al concordato e di tirare fuori dall'SRL quanto vogliono esentasse, perché il tema è proprio questo. Okay. Tutto il reddito che viene prodotto oltre il fatturato, oltre il reddito concordato. È reddito che non viene tassato. E c'è anche un altro fattore che è il reddito. Qua, eh, cerco qua di essere chiaro: che magari non sempre è facile quando si parla di questi temi. Il, la differenza tra il reddito del 2023 e il reddito concordato quindi per il 2024 laddove è più alto, questa differenza sconta una flat tax che va dal 10, passando per il 12, al 15% a seconda della propria valutazione di affidabilità fiscale. Okay. Quindi è un concetto un po' macchinoso, ma spero di, eh, di averlo trasmesso. Quindi tornando alla convenienza, a chi conviene? A chi ha ah, può decidere se aumentare il proprio reddito quest'anno perché, eh, voglio dire... Mh, Fattura, a società che controlla in un certo senso e quindi può approfittarne, oppure a chi, chi sta andando a, a chi fattura per casse, e quindi sta quest'anno sa che deve fatturare degli arretrati piuttosto che cose di questo tipo. E quindi. Quest'anno stiamo fatto già parlando del 2020. 2024, perché noi accettiamo questa proposta al 31 ottobre. Momento in cui stiamo andando a depositare le 2000, dichiarazioni 23. del 2023 okay. e il concorrato preventivo eh, la proposta riguarda il 2024 e il 2025, quindi, se noi aderissimo, il, il consiglio del consulente spiccio potrebbe essere fattura. Pure quelle dell'anno prossimo cioè. beh dell'anno prossimo dipende perché se sei un contribuente forfettario sì è molto più facile. Ah. Io posso decidere di aderire. Se posso anticipare le fatturazioni certo. di inizio 2025... Non è, non è reato, diciamo, posso no, anticipare? No, non è, non è reato, è a mio no avviso uno, non no... è neanche illusione, semplicemente sto approfittando di una possibilità che la norma mi mette certo. a disposizione. Certo. Quindi io se posso decidere quando fatturare, è chiaro che se sono un forfettario, concordo solo il 2024 io mi sposto, se posso, sposto del fatturato nel 2024, aumento il reddito del 2024, vado oltre il reddito che ho concordato e su quel reddito eccedente non pago assolutamente nulla. È chiaro che è del tutto sconveniente se penso di avere dei redditi inferiori, perché attenzione che una volta che andate a concordare questo reddito, vi state impegnando col fisco. A versare le tasse su quel reddito Ciao. e quindi poi quello sarà anche se voi avete un fatturato molto molto inferiore, salvo dei casi che sono normati ma che sono del tutto eccezionali, quindi eventi calamitosi, cose straordinarie come potrebbe essere un'epidemia, un insomma cose comunque. Eh, che devono essere determinate per norma e sono del tutto. Per sì, non dire cose straordinarie, che siamo stati chiusi in casa due anni. Quindi. Speriamo che sia straordinario, <ride> ecco. che sia un evento straordinario. Allora, eh, qualche riflessione sì. eh, da parte dei nostri telespettatori? Ecco qua. Come imprenditore il concordato prevede una programmazione come da una persona dotata di buonsenso a programmare i guadagni con l'incertezza attuale in primis del governo e poi la situazione geop geopolitica, ma ci hanno preso per scemi? Questa è una considerazione, per esempio. Beh, è una considerazione assolutamente legittima, legittima. e eh, mi viene da rispondere al telespettatore, infatti, dai dati, diciamo così. Eh, che abbiamo in mano, che nascono da confronti tra colleghi o che nascono appunto in sede eh, dell'ordine dei commercialisti, parrebbe che pochissimi contribuenti abbiano deciso di aderire a questo concordato, proprio perché ragionando sui due anni è eh, veramente difficile scommettere su una crescita spesso che deve essere, visto i valori proposti sono spesso alti, deve essere una crescita molto sostenuta e quindi non ha avuto successo. Da qui l'idea del legislatore di rendere più appetibile questo concordato e quindi che cosa ha fatto? Ha legato a questo concordato quello che ha chiamato ravvedimento speciale, ma che nei fatti è un condono uh -huh. e quindi qua arriviamo al secondo punto molto importante di, di, parlando di questo argomento che è proprio questo ravvedimento speciale che nasce per, eh, proprio per questa ragione quindi il legislatore dice se aderisci al concordato preventivo biennale ti apri la possibilità quindi è una chance non un obbligo di andare a eh, Fare un, a chiudere sostanzialmente con il fisco qualsiasi possibilità di accertamento analitico, analitico induttivo, induttivo puro eh, sulla, sugli anni 2018 fino all'anno 2022. Quindi ci avuto, avuto, avuto. Esatto, un patto tombale. Per cui questo può essere un elemento in più per chi dice vabbè, forse il concordato preventivo mi conviene tra il sì e il no. Ma ho un grande interesse andare a andare a fare questo condono che riguarda gli anni 2018, 2019 e insomma fino al 2022. Attenzione però che questo sta in piedi fin tanto che sta in piedi il concordato preventivo biennale, perché prima abbiamo parlato di clausole per aderire, ma ci sono anche delle clausole che fanno eh, come dire, venir meno il concordato preventivo. Per, eh, come dire, per atti molto gravi commessi dal contribuente, per esempio dichiarazioni omesse, dichiarazioni false o cose di questo tipo. Se decade quindi il concordato preventivo biennale, decade anche questo scudo sugli anni. Questo scudo è uno scudo che ha un costo diciamo, contenuto. Eh, nel, nei casi che ho avuto modo di vedere si tratta per la maggior parte di cifre intorno ai 1.000... 1300 euro all'anno per chiudere col fisco e per tutelarsi. Per non 1300 all'anno per quanti anni? Per ogni anno che io decido di andare a sanare. Ah ok. Se io ho paura di ricevere accertamenti sull'anno 2018, posso decidere solo sull'anno 2018 di andare a pagare questi dati, sì, me li trovo nel cassetto fiscale, di andare a pagare questa imposta sostitutiva per andare tombalmente a chiudere col fisco che non verrà. A farmi degli accertamenti, salvo che, appunto, come abbiamo detto, ho commesso: eh, come dire delle infedeltà talmente gravi che decade il concordato, decade tutto, e allora sì che può venire okay. eh, una dire. domanda e una considerazione. La domanda è questa, in buona sostanza. Eh, il patto tombale dura solo il tempo del biennio, o poi. No, Davanti. il patto tombale allora, intanto aderendo al concordato preventivo si raggiungono quei vantaggi che erano previsti per i voti massimi degli ISA, quindi ci si protegge dagli accertamenti eh, induttivi anche nel eh, 2024-2025, okay. aderendo invece al ravvedimento speciale ci si protegge sul 2018. 19, Ma forever 20, la certo, ah, assolutamente okay. sì, non, se dopo... non subentrano cause come dire, di, 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 di tale di gravità, per esempio, dichiarazioni che vanno eh, ricavi eh, non dichiarati o costi inesistenti oltre il 30% del, del dato totale, cose per esempio dei reati o cose di questo tipo, non eh, insomma. No, ma siccome in Italia ci sono tempi biblici e molto spesso degli accertamenti arrivano anche dopo 7-8 anni, uno dice non è che è finito il concordato, l'importante ne... è versare, ecco questo è un altro tema che va sottolineato tre volte, per una volta aderito al concordato preventivo biennale. O addirittura abbiamo già i, i codici tributo, quindi, anche, anche prima, se si decide di aderire al concordato preventivo biennale, si può versare l'imposta sostitutiva. E, e il versamento dell'imposta sostitutiva che può essere anche rateizzata, ma poi vale l'ultima rata e non la prima, eh, è, è, è il momento in cui viene fissato, viene come dire assodata l'adesione al ravvedimento speciale. Quindi è importante che questo versamento sia fatto prima di aver ricevuto qualsiasi schema di accertamento o processo verbale, okay. quindi eh, se, se un, un contribuente dire, ha questo tipo di dubbio e decide di aderire è bene che versi il prima possibile perché una volta che sull'anno 2018, 2019, 2020 riceve uno schema di accertamento, poi è troppo tardi per poter... Okay. Eh, Buonasera a tutti, diciamo che alla fine chi non dichiara o chi non è in regola andrà sempre a discapito della persona per bene, puntuale e che è stato sempre preciso. Ci vorrebbe una legge davvero severa per l'evasione, le rateizzazioni fanno comodo solo ai cattivi pagatori. E questa è un'altra considerazione che può avere le sue ragioni, eh, l'evasione è un grandissimo problema e ovviamente eh, a casa dicono affrontarlo così eh, non è la soluzione, bisognerebbe essere un po' più tonici nell'affrontarlo. Senti, eh, dottor Tombo, abbiamo mh, detto quasi tutto, secondo me, insomma, eh, abbiamo anche svegliato quei due o tre indecisi che avevano delle situazioni, mi hai dato qual qualche motivo per aderire, no? hai detto che fino adesso le adesioni sono poche, torniamo alla lettera, alla comunicazione un po' minatoria, minacciosa, a un certo punto se, sparo percentuali a caso, l'80% non aderirà, cade anche un po' questa minaccia, perché? Chiaramente sì, Beh, a mio avviso non aderirà oltre il 90%. A NASO, quindi, poi magari eh, insomma, sicuramente è un dato che posso dare facendo riferimento al mio parco clienti, a quello di alcuni colleghi: eh, probabilmente sarà molto al di, al di sopra del 90% la percentuale di coloro che non aderiranno. È chiaro che verrà meno questa minaccia perché chiaramente se la popolazione da controllare resta la totalità della popolazione delle partite IVA eh, eh, hanno poco da, da concentrare quindi, quindi probabilmente non sortirà appunto quello che dicevo gli effetti sperati allora c'è da dire che da un certo punto di vista per spezzare una lancia una sola a favore di chi Pensato a questo meccanismo, forse si intravede la volontà in questo governo di instaurare una sorta di rapporto fisco-contribuente che sia chiaro, che sia lineare, eh, insomma, quindi e che sia anche come dire eh, stabile nel tempo. Poi che con questo tipo di provvedimento si siano raggiunti quegli obiettivi lì è. È tutto, un altro, è tutto un altro discorso, okay. perché probabilmente è stato pensato un po' troppo velocemente, senza un'approfondita riflessione poi su una serie di, 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 di casistiche concrete, anche perché poi questo ha fatto, come dire, oltre a rivedere il tutto quando è stata data la possibilità di andare a fare questo condono, che quindi chiaramente ha riaperto come dire, eh, il dibattito, nel senso che tanti contribuenti che magari avevano scartato l'idea, potendo sfruttare questo tipo di condono, hanno cambiato idea, ma poi ci sono stati anche tutta una serie di, di approfondimenti e eh, di, di FAC da parte dell'Agenzia delle Entrate che stanno ancora arrivando in queste ore per chiarire una serie di aspetti. Per esempio... Sono un po' tardi però. Esatto, quindi è veramente difficile anche per noi professionisti avere il tempo necessario per eh, parlare, per spiegare ai, ai contribuenti e ai clienti e, e per studiare dire, il singolo caso specifico. Quindi probabilmente anche la tempistica non ha aiutato la buona uscita, la, la, la riuscita di questo, di questo progetto. Per quanto riguarda l'evasione, io sono anche scettico sul fatto che riesca a far emergere dell'evasione. Il contribuente che ha sempre evaso, che ha ben pianificato la propria evasione, andrà avanti nel tempo a farlo. Ma perché mai dovrebbe decidere per due anni di alzare la bandierina e dire: certo. Sono qui, eh, di accettare una, certo. una somma voglio dire, di, di, di fatturato? Chi vuole evadere, continuerà ad evadere. certo. A mio avviso è, è conveniente invece per chi per una serie di ragioni ha un'attività in crescita e quindi può sfruttare questa possibilità onda. Certo. Eh, per eh, insomma, non pagare tasse su degli utili. Poi ci sono anche tutta una serie di aspetti, se vogliamo, anche di tipo costituzionale. L'articolo 53, se non vado errato, che parla che il, il cittadino deve contribuire a seconda delle proprie capacità, eh, qua faccio un esempio che secondo me sarà certamente poi si concretizzerà, eh, ci sono delle cause abbiamo detto che fanno venir meno il concordato eh, durante sì. la, la vita di questi du, del concordato, quindi durante il 2024-2025, alcune appunto quelle non gravi, per esempio operazioni societarie, cose di questo tipo, lo fanno decadere nell'anno in cui avvengono. Altre eh, invece, appunto, che abbiamo detto prima, cose gravi, fraudolente da parte del contribuente fanno venir meno totalmente il concordato fin dalla sua origine. Ma eh, a scopo anti-elusivo il legislatore cosa ha detto? Ha detto: Attenzione, guarda che se il concordato decade, tu comunque sei tenuto a pagare le imposte laddove il tuo reddito reale sia inferiore, comunque su quello superiore che tu hai concordato. Quindi, qua viene meno un po' la capacità certo. contributiva. Quindi io se mi metto nei panni di un contribuente che si trova in una situazione di questo tipo, decade il concordato, va bene, mi imponi comunque di pagare oltre le mie capacità, vabbè io faccio un ricorso e arrivo fino in Corte Costituzionale a questo punto. Dove? Quindi, eh, secondo me saranno casi certo. che, eh, che capiteranno. Certo, bene, abbiamo dedicato un'ampia pagina, ma era doveroso al concordato preventivo biennale, adesso andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità snoccioliamo un po' di novità che riguardano proprio tutti, pubblicità per noi. Torniamo in diretta, lo facciamo col dottor Marco Tombolo, il nostro commercialista, dopo una pagina... Ampia, dedicata al concordato preventivo biennale, se ve la siete persa a fare i vostri insomma, stavate qui alle 18 puntuali. Passiamo a parlare a tutti gli italiani, ossia parliamo delle novità che ci sono, per esempio. Iniziamo dai bonus edilizi. Sì, appunto dicevamo in apertura: eh, il governo ha mandato al Parlamento il disegno della finanziaria, e eh, ovviamente, qui parliamo di, di informazioni che riteniamo di poter dare quasi per assodate okay. perché quando un governo manda al Parlamento dove ha una maggioranza un disegno si presume che insomma sì verrà ritoccato qualche cosa ma la sostanza dovrebbe rimanere quella e quindi ci sono delle, delle, novità, delle novità importanti che riguardano tutti, tutti i bonus qui qua possiamo riaprire una parentesi enorme abbiamo parlato tantissimo nelle puntate precedenti, anche negli anni scorsi, di Super Bonus che ah, pian pace piano. pace all'anima sua. pace all'anima sua, in realtà in qualche forma sta ancora sopravvivendo, c'è un po' una, una coda, uno strascico che, sono, che riguarda tutti quegli interventi che vuoi per deroghe, vuoi per una serie di ragioni sono ancora in vita, quindi quei condomini che. Eh, avevano presentato la Cila, l'assemblea condominiale fatta, inizio dei lavori eseguito, fatture già pagate prima del 2023. quindi hanno potuto, Sì, insomma, a marzo del 2023, poi se non ricordo male la data, perché faccio fatica anch'io a ricordare Vabbè. tutti i passaggi che ci sono stati. C'era stato il primo decreto per bloccare un po' questa emorragia finanziaria dovuta alla cessione dei crediti e agli sconti in fattura. Ma chi si è salvato in, quella, in quel momento lì ha avuto diritto a proseguire i lavori a eh, marzo di quest'anno c'è stato un'ulteriore, come dire, eh, tagliola circa le possibilità di cessione del credito che hanno riguardato le case popolari, l'associazione del terzo settore, cose di questo tipo e eh, però anche qui che, eh, con le deroghe per coloro che avevano già maturato i diritti certo. per poter fare i lavori. Chiaramente sappiamo che nel 2024 la, la, come dire, la detrazione riguardante il super bonus è il 70% e nel 2025 scenderà al 65% e salvo quei contribuenti che appunto hanno i requisiti per, e rientrano nelle deroghe, non esiste più la cessione del credito e lo sconto in fattura, che erano un po' eh, l'argomento, il tema che hanno consentito ai tanti contribuenti che non avevano capienza fiscale, reddituale nel proprio dichiarativo, di sfruttare comunque questa possibilità, ristrutturare casa o appartamento o parti comuni del condominio, cedendo il credito o scontandolo o scontandolo in fattura. Ma ci sono tante novità con questa finanziaria anche proprio per quanto riguarda tutta l'altra platea di, di bonus che in questi anni forse sono passati in secondo piano per la grande convenienza che ha avuto certo. il super bonus e il bonus facciate, ricordiamo del 90%, che, aveva, che era anche insomma, molto più facile da ottenere, quindi se ne è un po' anche eh, abusato. Il bonus ristrutturazione è un bonus che nasceva con un limite a 48.000 euro di spese e 36% di eh, detrazione sulle spese. Dal 2012 è passato a 96.000 come tetto di spesa e 50% come aliquota di detrazione. È stato poi prorogato di finanziaria in finanziaria, ma adesso siamo arrivati un po' al, al capo. Al, Capolina, insomma, anche qua è stato dato un grande taglio perché appunto per il 2025 rimarrà al 50% e al 96 mila euro di tetto massimo solamente per le prime case di proprietà o sulle quali esiste comunque un diritto reale di godimento. Okay. Quindi vuol dire che va ad escludere... Tutte quelle possibilità che si erano aperte col super bonus 110 per, insomma, per gli affittuari, gli inquilini, i comodati d'uso, questi non esisteranno più e soprattutto deve essere la prima casa intesa nel senso che uno deve averla come dimora abituale, deve avere la residenza in, in quella casa. Per quanto riguarda invece le seconde case, nel 2025 si passa al 36%. Ci saranno poi un ulteriore decalage nel 2026-2027, dove si passerà al 36 per le prime case e al 30 per le seconde case. Questo è un dato comunque da prendere un po' col, con le pinze, perché eh, sappiamo che, insomma, soprattutto per una parte di centrodestra, questa è una eh, come dire, un agevolazione molto importante e quindi può essere che nelle finanziarie dei prossimi anni se la situazione della finanza pubblica migliorerà o se si trovano degli spazi potrebbero magari rivedere, rivedere. questo dato ma ad oggi il contribuente che deve pianificare dei lavori deve prima di tutto cercare di riuscire entro quest'anno entro il 31 12 a pagare quanto più eh, è possibile ricordiamoci che ehm, Va sempre il, il momento in cui fa fede, in cui eh, ho diritto a detrarre è il momento in cui io pago. Certo, Quindi sì, perché va... c'è il, bon, il bonifico quello esatto, parlante. Il bonifico parlante. Quindi quello è il momento che fa fede, quando io ho sostenuto le spese. E può detrarsi il, la detrazione la, può godere chi sostiene le spese. Quindi questi qui sono dati da ricordare sempre eh, che sono molto, molto importanti. Le stesse, come dire, le stesse, ehm, lo stesso decalage sulle detrazioni varrà anche per l'ecobonus, che oggi ha una serie di, insomma, così, di interventi agevolabili, l'ecobonus sì. aveva anche tante aliquote diverse a seconda della tipologia di lavoro, 65%, 50% sì. Insomma, eh, e anche qua andrà a ridursi al 50% prima casa, 36% sulle seconde, sulle seconde case e sulle, sulle, altre, sulle altre case. Un altro bonus eh, di cui molti hanno goduto in questi anni, che era legato al bonus ristrutturazione, è il famoso bonus mobili. E qua una notizia semi-positiva, comunque che rimarrà anche nel 2025 con un tetto di spesa di 5.000 euro e una detraibilità del 50% okay. delle spese. Quindi sempre in dieci anni, sempre, sempre in dieci anni, esatto. Eh, il bonus giardini invece, che era quello per la, il giardinaggio, insomma per la risistemare giardini, irrigazioni e cose di questo tipo, non, se ne è, non ah viene a traccia e quindi non viene se prorogato. sono dimenticati? No, probabilmente volontariamente hanno voluto hanno eh, eliminarlo. Un'altra novità importante, è che, che secondo me riguarderà molti contribuenti che hanno fruito del 110 su spese effettuate nel 2023. Il 2023 è stato un anno dove tantissime spese si sono concentrate. Um, il 2023 è stato l'unico anno che non consentiva ai contribuenti di portare, di scegliere, di portare in detrazione il bonus in dieci anni, ma li obbligava a farlo in quattro anni. Mentre per il 2022 c'era l'opzione, si poteva scegliere se portarlo in detrazione in 10 anni o in 4 anni e nel 2024 addirittura l'obbligo dei 10 anni, il 2023 era rimasto l'unico in cui era obbligatorio farlo in 4 anni. Ecco, nella legge finanziaria ehm, ho letto che... Questi contribuenti potranno invece fare una decretazione integrativa ovviamente perché quasi tutti hanno già fatto il 730 sì. relativo al 2023 e scegliere di portare in detrazione in uh, 10 anni il, questo, residuo. il residuo. Quindi questo agevola chi? Chi insomma non aveva, stava perdendo delle detrazioni perché certo. aveva una capienza fiscale limitata. Chi decide nei limiti dei dati che abbiamo detto che diventano svantaggiosi, ma comunque chi decide di pianificare ulteriori interventi e quindi vuole aprirsi un ulteriore spazio, quindi spalmare nei dieci anni questi crediti, può in questo modo, poi aspetteremo eh, le e certo. per vedere come fare, ma sicuramente andando a versare le imposte che emergono, senza sanzioni e senza interessi, questo è scritto nella legge, quindi sostanzialmente toglie quel credito più alto nel 2023 e lo va a riportare nei dieci anni. Quindi questa è una chance che molti contribuenti possono decidere di, um, insomma, di percorrere. So che ti sto facendo andare a 100 all'ora, no? non stai rifiatando, ma <ride> siccome abbiamo pochi minuti vorrei che toccassi, poi torni e spieghi tutto bene, con comodo. Toccassi quali sono le novità per il 7.30 esatto, perché ne esatto. è parlato tanto anche di questo. Infatti eh, diciamo che è un tema peraltro che si collega anche a quello di cui stiamo certo. parlando delle detrazioni, sono le eh, novità sul, sui tetti di spesa detraibile e cioè eh, questa finanziaria prevederà di mettere dei tetti per quei redditi che superano i 75.000 euro. Facciamo un recap, ricordiamoci che comunque già nel 2020 c'è stata una norma che ha abbassato, come dire, in percentuale dai 120.000 euro fino ad azzerarla dopo i 240.000 euro di reddito, la possibilità di detrarre quelle spese detraibili al 19%, salvo le spese mediche. In questo caso il governo mette invece un tetto di, eh, di spesa detraibile che sono 14.000 euro per quei redditi che vanno dai 75.000 euro ai 100.000 euro e che sono invece 7.000 euro per i redditi che superano i 100.000 euro. E questo parametro va incrociato con un altro parametro che è il numero dei figli a carico. Infatti il tetto non è questo, bensì va, come dire, moltiplicato per un coefficiente che è 0,5 per chi non ha figli, cioè... Facciamo un esempio proprio concreto. Un sì. contribuente che ha un reddito di 80.000 euro può godere di 14.000 per 0,5, quindi per la, la metà, quindi sostanzialmente può godere di un tetto di spese detraibili di 7.000 euro. Il coefficiente poi è il 70% per chi ha eh, un figlio, l'85% per chi ha due figli e il 100%... Della, del dato per chi ha appunto più di tre figli o un figlio con disabilità. Sappiamo che a questo governo di famiglia. Esatto, esatto. quindi diciamo che è uh, un provvedimento che può avere anche un senso, una, una certo. sua logica. È chiaro che va ad agevolare le famiglie, le famiglie numerose. Quindi bisogna incrociare questo provvedimento che pone un tetto, attenzione, non al, al quantum detraibile, ma alle spese. E quindi questo comporta, o meglio, non ci sono ancora istruzioni in questo senso, ma leggendo la norma e facendo alcune deduzioni logiche, comporta il fatto che il contribuente debba, che ovviamente parliamo di quei contribuenti in una fascia di reddito oltre i 75 mila euro, debba andare a scegliere quali spese inserire in dichiarazione, perché è chiaro che se il mio tetto di spese detraibili è X, io applico a questo tetto una detrazione del 19%, sarò molto più svantaggiato rispetto ad applicare una detrazione del 50% certo. come quella del bonus certo. edilizio. Quindi il Spe tema. Spese edilizie battono spese mediche. Esattamente, per esattamente, quindi nel momento in cui un contribuente sfora, eh, per, ha un tetto di spesa di 7 euro di cui può fruire eh, di detrazioni, ma ha ah, spese, le classiche spese edilizie sono molto più alte e gli conviene non mettere le spese mediche o altre spese che scontano il 26 le o le spese scolastiche le spese sportive, eh, donazioni alle onlus e quelle cose lì, ma gli conviene andare a mettere i, i bonus edilizi certo. che hanno un'aliquota molto più alta, perché appunto per come è scritto nella norma il valore è, sul, è riferito alla spesa. E non alla quota detraibile. Quindi un bel lavoro per uh, chi compila le dichiarazioni, che non, uh, non inserirà più solo le spese, ma Sicuramente dovrà fare anche bisognerà fare, le bisognerà fare una scelta e andare a fare una valutazione e andare ad inserire quelle spese. Insomma, attualmente, non essendoci nella norma specificato nulla, si dà il caso che sia il contribuente che sceglie la spesa a lui più vantaggiosa. Eh, a meno che non metteranno poi delle... Questo lo, dovremo, lo do... scopriremo, lo scopriremo solo, vivendo. solo vivendo, lo scopriremo alla luce di quanti concordati preventivi biennali verranno fatti, <ride> sì, quale sarà il gettito eh, nelle casse dello Stato e quindi cosa deciderà il Parlamento nei negli emendamenti alla legge, alla legge finanziaria. Però insomma, mia. questa è una novità molto importante perché sino ad oggi le detrazioni erano per tutti certo. i contribuenti a prescindere dal, dal certo, reddito. Certo, erano democratiche quelle, esatto, adesso esatto, neanche esatto, più quelle. Esatto. Bene, hai qualche altra.. Hai un ma, minutino se hai un qualcosa nella... c'è un minuto parliamo di una cosa eh, simpatica che riguarda l'ecologia e che magari molti non sanno, ma esiste il bonus prodotti riciclati. È un bonus che c'è da anni è stato rifinanziato per gli anni 2023-2024 e a dicembre scade la possibilità per i contribuenti di andare a richiedere questo bonus. Quindi visto che comunque l'ecologia è un tema molto sensibile, è un tema che ormai interessa tante persone, sfruttate questo bonus che vi eroga fino a 20.000 euro per, eh, ovviamente in crediti fiscali, quindi utilizzabili in compensazioni in F24, L'acquisto di quei materiali che, con, che, che utilizzate nelle vostre aziende e, e nella filiera produttiva che sono o riciclati o interamente riciclabili o compostabili, quindi eh, insomma, poi che siano, virtuosi. che siano virtuosi, è necessaria una certificazione, è necessario un parere di un revisore dei conti che certifichi l'effettività della spesa sostenuta. E poi potete uh, chiedere eh. direttamente sul sito di Invitalia eh, l'erogazione di, di questo credito fiscale. Non Quindi è io dico, male perché questo. no? Potrebbe essere un incentivo a sostituire l'utilizzo di materiali magari più inquinanti con materiali più. Uh, Ecocompatibile. Per esempio il dottor Tombola adesso solo carta riciclata. <ride> <ride> no, no, no. <ride> eh sì, eh, anche la carta riciclata vale, no? Allora bisogna entrare un po' nel dettaglio. Io non credo che la carta, banalmente ecco. la carta di fotocopi per uno studio professionale possa essere impattante per andare a richiedere questo, questo credito, che comunque copre fino al 36% delle spese, con tetto abbiamo detto 20.000 20 euro. Però è più dedicato a quelle aziende che fanno imballaggi, okay, che, fanno, okay, che utilizzano magari legni, che utilizzano magari delle plastiche. Poi ecco il, il Poi decreto... Poi ecco basta. ecco basta, che se termina <ride> il tempo a tua disposizione tornerà. cambia molto bene i requisiti per poter ah, aderire. Vabbè, quindi... ma adesso tu ci hai dato l'idea. Grazie di essere stato con noi, tornerai? Grazie a voi, assolutamente, con oh. piacere. E con voi naturalmente l'appuntamento è per domani, la linea vola all'informazione, restate sempre più su Milano Pavia TV. Grazie al Dottor Tombola, buonasera. Buonasera.